Bolzano, parla la fidanzata di Benno. Il giovane insegnante di fitness, Benno Neumer, risulta ancora indagato con l'accusa di aver ucciso e occultato i corpi di Peter e Laura, padre e madre del giovane. Ma alle parole della fidanzata, si uniscono anche quelle dello zio Gunther Neumer, fratello di Peter, apparse sulle pagine del Corriere dell'Alto Adige. Un incubo, così definisce questo periodo anche la fidanzata di Benno, principale indagato della scomparsa della coppia dei coniugi Neumer, sto vivendo un incubo. Sono convinta che Benno sia innocente. Presso l'abitazione della ragazza, Benno avrebbe trascorso la notte della scomparsa dei genitori. Il trentenne pare sia stato dunque l'ultimo ad aver visto la coppia. Ma alle accuse il trentenne continua a rispondere professandosi innocente. E dal nucleo dei familiari più vicini, incalzano anche le dichiarazioni dello zio e fratello di una delle vittime, ovvero di Peter. Lo zio confessa di non essere sorpreso. Non sono sorpreso che mio nipote sia indagato, dice Gunther Neumer. Lo zio, siamo dentro questo incubo da 2 settimane ed è una delle possibilità che ci aspettavamo. Punto e decide di parlare anche Made Neumer, sorella di Benno e figlia di Peter e Laura, la quale segue quanto espresso dallo zio. Il trentenne viveva ancora con i genitori nella villa di Bolzano. Dal 4 gennaio scorso nessuna traccia della coppia di coniugi. La denuncia di scomparsa è stata sporta proprio da lui, l'indomani, intorno alle 4 del pomeriggio. Solo l'indomani. Secondo la ricostruzione fornita dall'insegnante, si sarebbe accorto dell'assenza dei genitori. Continua a leggere dopo le foto. Proseguono dunque le indagini, anche grazie alle diverse testimonianze che andrebbero a confermare, si apprende su Fanpage, tensioni e dissapori che avrebbero caratterizzato la vita di Neumer. Secondo il Corriere dell'Alto Adige, il trentenne aveva problemi con i colleghi e avrebbe addirittura minacciato un'altra insegnante davanti alla classe. Si rimane in attesa di aggiornamenti. 20 gennaio 2021.